Allora, siamo qui al Forum Club e abbiamo appena avuto modo comunque di assistere al convegno ANIF. Chiaramente siamo con l'onorevole Daniela Sbrollini, che è stata definita durante il convegno la stella polare sia del settore sportivo e chiaramente anche la pietra angolare proprio del progetto di riforma che stiamo portando avanti. E quello che le chiediamo adesso è di darci in pillole una spiegazione di quello che è l'impatto, diciamo, di questa legge, qualora siamo fiduciosi, insomma, che andrà avanti, e qual è l'impatto di questa legge sulla cittadinanza tutta. Io la ringrazio per questa domanda. La proposta di legge che dovremmo portare a compimento a breve e quindi farla diventare legge, secondo me è una svolta epocale, perché diventerebbe una vera legge organica, una riforma del settore dello sport, e finalmente si passerebbe anche ad un riconoscimento pieno non solo dello sport dilettantistico, ma diciamo di tutto quello che si muove intorno allo sport, quindi in termini di occupazione, di turismo sportivo, culturale e soprattutto anche di salute, di prevenzione. Quindi è una legge che parla a tutte le generazioni, che prima di tutto aiuterebbe i nostri ragazzi a stare bene, non solo dal punto di vista fisico, ma anche a combattere tante dipendenze, disagio giovanile, tutti i problemi che purtroppo sono legati anche al momento che stiamo vivendo in questa società. Ed è una proposta di legge che permette anche il riconoscimento a pieno titolo, anche con agevolazioni fiscali, di un settore che oggi non ha una normativa giuridica chiara, e che questo evidentemente lo espone a rischi enormi, perché si muove in un limbo giuridico che non gli permette magari tante volte di operare in tranquillità anche dal punto di vista fiscale. Quindi noi vogliamo normalizzare e dare serenità ad un settore che è in continua crescita, che produce benessere, che come io li ho definiti sono ambasciatori del benessere, e che produrrebbero soltanto positività e anche introiti importanti allo Stato.